Ma che bello, qua ce ne sta una marea di monnezza. Siamo qua a manifestare la nostra contrarietà alla decisione del governo Renzi, in particolar modo sull'articolo 35 dello Sblocca Italia, che impone anche alle regioni virtuose di smaltire i rifiuti che provengono dal sud e che provengono ovviamente anche da Napoli. Evidentemente questo denota un non decisionismo da parte del governo. Il governo dovrebbe commissariare le regioni che appunto non riescono a smaltire i propri rifiuti invece di mandarle dove le cose appunto vanno bene. Noi facciamo tanto come sindaci per mantenere la TARI a livelli adeguati, per fare il porta a porta, la raccolta differenziata, e poi ci troviamo in casa rifiuti di altri. Noi siamo contrari, protesteremo finché appunto il governo non cambierà linea. E chiediamo anche agli amici del PD emiliano, che qui sono contrari all'articolo 35 dello Sblocca Italia, cosa ne pensano quando i loro parlamentari vanno a Roma e invece votano la fiducia appunto, e quindi mantengono attraverso l'articolo 35 questo stato di cose. Io posso aggiungere che l'Emilia non è la discarica d'Italia. Non è che da Roma la sinistra può pensare che l'Emilia faccia i campi rom, metta in albergo gli immigrati, accolga la monnezza di tutta Italia e poi si dimentica dei terremotati o degli alluvionati. Quindi questo è l'ultimo appello da persone per bene come siamo, che facciamo, altrimenti se arriveranno i rifiuti, continueranno ad arrivare le cartelle esattoriali a casa degli imprenditori e degli agricoltori, noi blocchiamo l'autostrada e veniamo fino a che non arriva il signor Renzi in mezzo all'autostrada e magari a Ferrara, noi non ci muoviamo di un millimetro. Lui davanti a tutti, ovviamente davanti ai tir. Tanto ormai è già esperto.